La prima barca a motore d'Italia prese avvio da San Benedetto del Tronto alla motorizzazione delle imbarcazioni dedite alla pesca. Il suo ideatore, Don Francesco Sciocchetti, parroco sanbenedettese della Chiesa della Madonna della Marina, faceva impiantare nei locali della canonica un motore a scoppio per far imparare il mestiere ai figli dei marinai. Lui stesso ottenne, oltre alla notorietà nazionale, la medaglia d'oro dal Ministero dei Lavori Pubblici. Il parroco del mare, come venne definito, era profondamente legato al mondo marinaro sanbenedettese. Ad un convegno sulla pesca a Venezia, a cui partecipò, ebbe a dire: «Devo occuparmi dei marinai e dei loro figli, perché questo è il mio compito». Dobbiamo all'ingegner Luigi Onorati la crescita e lo sviluppo della San Benedetto moderna. Si occupò del risanamento igienico-sanitario, delle strade e volle dare un aspetto decoroso al lungomare. Con la messa a dimora ad assenze erboree esotiche, con le balaustre, con i semiluminari e i marciapiedi in quarzite. Volle quindi, nel 1932, la costruzione della rotonda con la fontana. Nel 1934, la palazzina azzurra come sede del circolo estivo. Nel 1935, il nuovo mercato ittico all'ingrosso, mentre faceva realizzare la casa del pescatore e la delegazione di spiaggia. Interprete della ricostruzione postbellica, raddoppiò a lungomare e lo aprì sino a Porto Rascoli. Progettò l'Hotel Excelsior, il Cineteatro Carabresi, il Civico Cimitero, le poste, le scuole elementari di Viale Gino Moretti, facendo nel contempo bonificare tutta l'area dentro il porto per la costruzione di Viale Marinai d'Italia e dei campi da tennis.